Carissime amiche mie e amici miei, oggi il grembiule con lo strofinaccio. Andiamo subito a lavorare perché questo è bello lungo il video. Allora, non perdiamo tempo. Ok, allora io ho fatto questo modellino con la carta. Questo è il classico grembiulino, vedete? C'ha la pettina. Aspettate, vi faccio vedere. Così, questa è la metà, no? Perciò questa la metà è 15 centimetri la pettina. Questo scavo qui, che si arrotonda, arriva a 28. Perciò voi prendete la carta e piano piano dai 15 andate a scavare fino ad arrivare a 28 centimetri ad angolo. La lunghezza totale, allora la vita qui nel girovita è 32, però io li faccio, diciamo, questa per una signora media, un po', diciamo, tendente al magro, non come me, bella in carne. Allora io ci metto su questa carta aumento di 2 dita, 3 dita per ogni parte, perché a me piace che il grembiule mi passi, non dico proprio dietro, ma che mi abbracci pure i fianchi. E ok, allora la lunghezza totale è così, da qui a qui, vedete, io per me la prendo per così. Adesso vi faccio vedere. Ecco, per farvi capire, così vedete qua, a me mi è corto. Voi, a secondo di come siete, allargate o rimpiccolite. Questa per me è corta. Adesso vi misuro quanto è lunga questo grembiule, così voi capite bene. Oh, questo è dalla pettina è 74 centimetri. Io sono 1,70, a me mi arriva metà, poco sopra il ginocchio. Perciò io già per me l'allungo. Infatti, lo devo mettere in pausa che ci stanno delle clienti, va. Scusate. Ecco qui, lo vedete? Io ho posizionato come si chiama qua? Ragazzi, adesso sono stata con delle signore, mi sono persa. Il modello sulla stoffa, e poi vedete, io l'ho allargata perché questo è un po' strettino e allora preferisco sempre ingrandirla. L'ho ingrandita di 3 dita. Guardate, 3 dita. Oh, perciò totalmente questa è larga quasi 40 dalla parte che va poi dietro, 28 qui va a finire, a di più va a finire a 40, perché come gira poi dopo segue, voi seguite la grandezza della vostra stoffa. E la lunghezza, questa è 76, 78 di lunghezza. Ok, una volta tagliata, eccola qui. Io ho tagliato uguale con la stessa stoffa, lo strofinaccio per fare l'abbinamento, perché qui amano gli abbinamenti. Ho tagliato la stoffa di. L'ho fatto quadrato lo strofinaccio, vedete? Perché poi, e questa è 65x65, guardate, poi questo verrà messo a spicchio così, in questo modo. Ok? Io adesso lo andrò a rifinire. Adesso ci piazziamo sulla macchinetta, no? E cominceremo a rifinirlo, questo grembiule e lo strofinaccio. L'ho fatto vedere l'altra volta come l'ho fatto. Guardate, adesso ve lo rimostro. Questo è quello che andrò a realizzare. Vedete, questo è in versione blu. Adesso andiamo a fare il bordo inferiore, poi ci andrò a rifinire tutto intorno ai laterali con questo pezzetto di stoffa che non ho tagliato in sbiego. Perché?
tagliati in sviego, a me me se mangia un sacco di stoffa. E adesso vi faccio vedere una tecnica, perché dov'è che ci serve lo sbiego? Qui intorno alla scollatura che sbiega, così, che è tagliata a dritto filo. O dobbiamo fare il pezzettino proprio come fanno le sarte, no? Mettere la stoffa e tagliarla così, o lo facciamo come vi faccio vedere adesso io, che mi sono inventata, e molto probabilmente le sarte lo sanno, insomma, ok? Andiamo sulla macchinetta. Ok, guardate, io ho tagliato un pezzettino di stoffa per rifinire la parte inferiore del grembiulino di 8 cm. E adesso lo vado a cucire e poi lo ribatterò a dritto. Lascio un pezzettino di stoffa. Non faccio il cappuccio qui per il semplice motivo che io poi vado a rifinirlo ulteriormente con il pezzetto di stoffa di lato. Ok? Allora, ok, cucio tutto questo bordo. Allora, ok, lo vedete? Io l'ho cucita e l'ho ribattuto al dritto. Però prima di andarla a cucire definitivamente, ci voglio aggiungere un'altra piccola rifiniturina. E cioè andrò a cucire qui, vedete, in doppio così. Ho tagliato una striscetta, adesso ve lo dico, di 4 cm, l'ho doppiata così. E adesso sul rovescio del tessuto la vado a cucire a macchina tutto lungo la mia. Dopodiché, scusate, da così, così sul dritto della nostra balsa, eccola, vedete? Mi sono sbagliata. Questa è la balsa, così noi adesso sul dritto andiamo a cucire la nostra rifiniturina qui. E poi la ribatteremo a dritto e ci rifinirà sia il pezzo qui sia la parte superiore. Ok, adesso ve lo mostro. Ecco, noi l'appoggiamo qui sopra e cuciamo lungo tutta la nostra fascia così. Stiamo ben attente a prenderci tutte e tre le stoffe. Ok, proseguo fino alla fine. Ok, lo vedete? Adesso io lo vado, questo bordo, a ribattere a dritto, così. Voi sapete che io blocco sempre la cucitura d'inizio, qui, così, con una bella cucitura, un bel trapunto, come lo chiamo io, come lo chiamo... Lo chiamiamo qui nelle Marche. Ok, ragazzi, vedete, metto bene bene e allargo il punto, perché questa è una cucitura di bellezza. Infatti, se voi fate caso, io sto cucendo con il filo bianco, perciò da 2,5 io vado a finire a 4, perché così mi si nota bene. Vado dritta, prendendo bene il piedino con calma, e cucio e faccio questo mio bel trapunto di rifinitura con calma. Se non siete sicure, ve lo imbastite. Ok, arrivo fino in fondo. Ecco qui, vedete come ho fatto una cuciturina in fondo per tenere bloccata la stoffa. E adesso, guardate, andiamo a bloccare questa girandola verso il dritto. Così, adesso vi faccio vedere. Ecco, ribatto qui, guardate, il pezzettino che ci ho messo. Poi dopo andiamo a rifilare tutto. Ben bene, qui ci facciamo. Allora, o la lasciamo libero questo pezzettino, come ho fatto, sì, lo lascio libero per creare un qualcosa di diverso. Vado a fare una cucitura tra
il rosso e il quadrettino, qui, vedete? E lo blocco e questo mi rimane un po' ad aletta, anche se è al contrario, è bello, lo faccio apposta così, capite? Perciò ecco, faccio una cuciturina qui e blocco la stoffa ulteriormente della balsa rossa che ho messo. Vado. Eccolo, lo vedete? Questa è la rifinitura in fondo. Adesso l'andrò a fare la stessa cosa, andrò a farla pure sulla pettina, sul pezzo della pettina ci rimetterò sempre il mio pezzo di stoffa con il pezzettino di quadrettino. Vados! Ecco, vedete, sto applicando il pezzettino di quadretto sulla balsa rossa prima di cucirla. Eccola, guardate, vedete com'è graziosa? Ok, adesso vado a fare la cucitura qui. Per la prima voglio metterci le stanghette perché così le cucio tutte insieme e la cucitura è unica. Se no, se vado a cucire le stanghette poi intorno al collo, mi si nota troppo la cucitura. Questa la lasciamo così per ora. Adesso andiamo a rifinire i laterali con la nostra stoffa rossa. Io già l'ho tagliata i pezzettini che mi servono per rifinire la cosa. Aspettate un attimo che vi dico quanta ne ho tagliata. Allora, ho tagliato per le stanghette, per rifinire tutta quanta la Ho fatto 4 centimetri, vedete? E l'ho tagliata per lungo. Perciò prendiamo la misura del laterale del grembiule, così, e cuciamo il nostro pezzetto di stoffa di rifinitura. E questa la cuciamo così, perché adesso noi la andiamo a, vedete? Lo mettiamo un pezzettino che gira dritto, così lo cuciamo. Adesso vi faccio vedere poi quando andrò a ribattere come ci viene un angoletto ben rifinito. Vabbè, ma questo lo sapete. Allora, stiamo attenti a come dobbiamo mettere il quadrettino, se no ci viene al contrario. Ah, stringiamo il punto di cucitura. Lo tagliamo perché quando andrò a fare il giro qui lo scavo della manica, io rifinirò con la stoffa lunga per agganciare dietro la schiena. Adesso vi faccio vedere come viene fatto qui. Ho l'angoletto che abbiamo messo il pezzo dentro, vedete? Sul dritto. Lo giriamo così, guardate. Vedete com'è ben rifinito? E poi andiamo, ci rimettiamo il nostro, andiamo con il trapunto fatto bene grande e così lo pieghiamo così. Scusate. E lo ripieghiamo di nuovo e cuciamo. Così. Logicamente adesso inizio da quest'altro lato. Ok, vado. Eccolo, vedete?
Sto rifinendo i laterali del nostro grembiule. Ok, avete capito. Eccolo, lo vedete? Questo è il laterale, adesso vado a fare l'altro. Guardate come è venuto ben rifinito. Adesso vado a fare il girocollo, a mettere la stanghetta sotto intorno al girocollo. Questa è lunga sempre, questa è 70 cm, è un po' più lunga del normale, perché poi una volta che ho fatto il bordino qui, il pezzettino da rimettere così, è un po' più lunga, ma io poi dopo la blocco e ci faccio come una sorta di cappietta per appendere il grembiulino. Perché lo faccio? Perché qui da me le signore sono quelle che lo vogliono più su, chi lo vuole più giù. Allora cerco sempre di accontentarle tutte. Se io ce lo metto più piccolo, poi dopo come faccio ad allungarlo? Ok? Dovrei lasciare i lacci aperti, ma i lacci aperti dopo loro non vogliono allacciarli. Allora ho adottato questo sistema. Ok, io adesso vado a congiungere i pezzettini per fare la mia striscetta da mettere intorno al collo, e cioè così. Ok, ecco, vado a fare la cucitura, vado a bloccare il mio pezzetto di rifinitura alla sommità. Vedete come ho fatto con quell'altro? Comunque la stanghetta sul collo potevamo metterla prima, adesso mi è venuto in mente e vabbè, ormai abbiamo fatto. Lo mettavamo direttamente quando abbiamo messo il pezzo qui dentro, ma non importa. Adesso prendiamo posizione. La stanghetta va messa così. Prendiamo. Aspettando, la metà non ci serve adesso a prenderla. Così. La mettiamo più spostata perché qua dobbiamo rifinirla. Ecco, una la mettiamo così. Ecco qui le mie spille. E quest'altra la mettiamo di qua, prendiamo bene la misura, ok, e ci passiamo sopra con la nostra brava cucitura e ci blocca la stanghetta e ci rifinisce il tutto. Te spille com'è? Vabbè, ci stanno tanti strati di stoffa. Questa è quella buona, perché a volte ci sono quelle buone, meno buone, quelle d'acciaio, quelle... Perché una volta mi è entrato il cappuccio del dito, raga, ecco perché non forzate troppo, perché non si sa mai. Quando vedo che non entra, non mi fido più io. Sono dovuta andare a pronto soccorso con sto cappuccio che era penetrato nel dito. Ok, vado. Vedi? Anzi, questa è una macchinetta, un trattore, passa 50.000 strade di stoffa. Abbiamo bloccato le nostre stanghette e nel frattempo abbiamo fatto pure la nostra bella cucitura. Ok, adesso dobbiamo fare i laterali e poi mettere la spugna per fare il grembiulino. Allora, guardate, io faccio così. Vedete, ho messo la stanghetta tutta lunga che mi va a finire per aggrapparla dietro al punto vita. Prendetevi la misura sul vostro punto vita, perché io qui l'ho fatta bella lunga. Adesso vi faccio sapere quando è lunga, perché questo è il giro, sarà 1,50 m, 1,45 m.
Voi ve la prendete a secondo del vostro girovita. Allora, questa c'è la cimosa, la tagliamo perché è brutta, c'ha tutti sti buchi e poi si vedono. Andiamo. E così la mettiamo sempre sul davanti, la cuciamo. No, ci mettiamo una spilla. Perché mo qui adesso io vi faccio vedere come faccio per far rimangiare, diciamo, quella goffratura che verrebbe. Vedete qua è arcuato lo scavo, no? Se noi lo lasciamo così, andiamo a cucirlo così, quando lo andiamo a ribattere viene fuori un macello. Allora che cosa faccio io? Guardate, lo vedete? Gli faccio mangiare un pezzo di questo, non lo faccio dritto, guardate. Man mano che gira la stoffa, sotto, vedete? Così, io ci metto una spilla e faccio mangiare quel pezzettino di stoffa che, se no, quando l'andiamo a ribattere, vedete? Poi man mano che torno alla base la riprendo tutta. Perché qua più dritta, ecco, così. Guardate, e questa eccedenza una volta cucita l'andiamo a tagliare. Andiamo, adesso vi faccio vedere. Siamo arrivati qui? Ok, cuciamo. Vediamo queste spille che a me ne fanno paura. Vedete, sto pezzo poi dopo, una volta cucito, noi lo ritagliamo. E ci viene preciso, ora vi faccio vedere quell'altra che ho fatto. È venuta carina, fatta bene. Se no non potremmo farlo in questo modo con la stoffa al dritto, ok? Senza sbiegarla. Ci vuole la pazienza, raga, non è che potremmo fare tutto con 5 minuti, troppo bello sarebbe la bacchetta magica. Quando ero piccola io pensavo, non so se avete visto mai La Bella Addormentata nel Bosco, no, le tre fatine lì che fanno la torta, cioè, con la bacchetta magica, quello. E che pulivano tutta casa, e con l'eccedenza io la vado a ritagliare, guardate, così. Poi la ribatto, considerando che qui io ci devo andare a fare la stanghetta, perciò la chiudo così, poi magari ce la stiriamo e blocco il tutto, vedete, in questo modo. E cucio dappertutto e adesso vi faccio vedere che non si arriccia. Vi voglio far vedere come gira bene, vedete come gira bene? Lo tenete fermo col dito, ripiegata la stoffa, guardate, non fa nessuno. Dovete stare attenti, la dovete tirare sia dalla parte quando l'avete messa al rovescio e quando l'avete messa al dritto, in modo che non fa quelle piegature, perché sennò fanno le campane. Din dong! Guardate. Io ve lo sto a far vedere. Questa non è una perdita di tempo, perché questa è una chicchetta che non penso che voi sappiate. Mo le sarte esperte sì, ma questa mi è venuta in mente mentre faccio le cose, mi vengono in mente. Vai,
Ok, metti in pausa. Guardate, io adesso l'ho rifinita, i laterali. Adesso io praticamente vado a fare come una sorta di tasca, come ho fatto da quest'altra parte, lo vedete? Ho messo una tasca e dalla quale, poi l'ho abbellita con questi pomodori, dalla quale ho fatto scappare il pezzettino di strofinaccio di spugna. Allora, lo strofinaccio di spugna, io con uno strofinaccio ci ho fatto sia l'ho tagliato a metà perché era troppo lungo. Io ho visto che molti lo tagliano, lo mettono per intero, ma insomma, dopo non ci si vede la bellezza della coreografia che abbiamo fatto sotto, no? Perciò io l'ho tagliato a metà. Questi gli strofinacci, cioè tagliati a metà, sono 30 centimetri. Per la larghezza è 50. L'ho tagliato a metà, adesso vado a piazzarlo sul nostro grembiule, come ho fatto qui, vedete. Però prima lo voglio abbellire con lo zig zag grande, questo. Perché non mi piaceva rifinito in quel modo. Come ho fatto qui, guardate. Da sotto l'ho fatto scappare. Vedete? Sembra pure, ci sembra come ci fosse uno smerlo. Eh? E adesso in questo modo lo metto e lo cucio. Così, per dare un tocco in più a questo mio strofinaccio. Ok? Faccio uscire questo pezzettino. Vado. Vedete com'è venuta carina? Guardate. Questo è il nostro asciughino, così ci asciughiamo sullo strofinaccio quando cuciniamo. Allora, io ho preso un pezzetto di stoffa per fare la nostra tasca. È lunga 50 per 25. Io la vado a doppiare, così, perché la tasca la faccio doppia, perché la stoffetta, come potete vedere, è leggera, perciò la metto per così. Da questa parte, no? Poi la taglio perché qua sotto poi ci devo andare ad infilare la mia spugna, la piego in due e l'arrotondo perché a me non piace quadrata, perciò vado, eccola qui. Sto spigolo io lo togliamo perché sennò dopo quando andiamo a cucire ci viene brutto. C'è troppo di slivello e doppiamo il tutto e poi la ribattiamo. Lasciamo un pezzettino qui sotto per farmi capire. Adesso io inizio da qui, no? Io da sotto la vado a ribattere e la vado a cucire tutto intorno. Tutto intorno fino a ritornare all'estremità dove poi andrò a ribatterla. Ho piazzato l'asciugamano, lo strofinaccio, a 35 centimetri dall'inizio della pettina, da qui sopra. Perciò dalla pettina al centro della vita sono 35 centimetri. Questa è la mia tasca doppiata. Io adesso vado a bloccare l'asciugamano che ho un po' pieghettato, lo vedete? E blocco il tutto. Guardate che prendo la punta. Il nostro grembiulino noi l'abbiamo finito. Ma questo è un grembiulino piuttosto articolato, è ben rifinito, ben lavorato. Un signor grembiulino. Ah, bloccato qui, noi dobbiamo bloccarla ai laterali, tranne la patta che dobbiamo ribattere sul dritto, così, guardate, lo vedete? Ecco, questa è la nostra patta, l'abbiamo fatta arrotondata appunto per
piegarla sul dritto. Così, guardate, ci mettiamo in riga bene. Anzi, mi alzo io perché non c'ho bene la visuale qua. Che la tasca storta è oscena, eh. Aspettate, ci piazzo le spille e cucio i laterali. Capite? Vado. Poi dopo ci mettiamo due bottoni sopra per abbellirli, per abbellire le sulle stanghette, per dargli un tocco in più. Facciamo una coreografia con e abbiamo finito. Vedete, la patta è libera, è carina così. Qui ci andiamo a mettere i nostri pomodori, che adesso vi faccio vedere come ce li mettiamo. Aspettate, fare cose carucce, ragazze, ci vuole il tempo. Tutti questi sbieghini, tutte queste. Abbiamo la spilla. Sta macchinetta passa pure 40 stati di stop. È una bomba, devo dire che è una bomba sta macchinetta. È un po' strettina, se era un po' più larga era meglio. Era meglio per quando attacco il tombolo. Guardate che graziosa, lo vedete? Adesso qui noi andiamo a fare una sorta di coreografia che vi farò vedere un attimo. Ho ritagliato un pezzettino con i pomodori, vedete? Adesso io vado a creare, come ho fatto di qua, adesso ve lo faccio vedere. Ecco. Un'applicazione, guardate, con questi pomodori da metterli sulla tasca. Come l'ho fatto? Allora, io ho scelto questi due pomodori. Dentro ci ho messo un'imbottiturina, questa sottile così, che uso per imbottire. Questa la prendo così sottile, poi dopo magari la imbottisco a 2, a 3, a secondo di quello che mi serve. E vedete, la piego, taglio un pezzetto, aspettate, fatemelo mettere bene perché sennò dopo mi viene ciaffichiata. Un attimo, io vado a prendere queste due perché qui vedete c'ha i rami, mi è difficile. Voi, a secondo della vostra stoffa, prendete il soggetto più semplice. Eccolo. Aspettate un attimo. Oh, così. Ecco, io vado a fare queste. Io ho messo il punto Parigi, punto festone, quello che come lo volete chiamare voi, e vado a fare il punto festone, capite? Guardate, dobbiamo specchiare, se no mi scordo sempre a specchiarlo. Dai, bella, andiamo. Tutto intorno alle nostre, ai nostri pomodori, io ci vado a fare il punto festone. Ok, avete capito. Ok, io l'ho fatto. Adesso in cima vado a ritagliare il lavoro. Così. E c'ho come una sorta di applicazione da mettere sulla mia bella tasca e ce la vado a cucire a mano.
Ecco qui, guardate, vedete il pomodoro sulla patta, l'ho cucita, noi abbiamo la nostra bella tasca e ci ho messo pure i bottoni. Oh, andiamo a fare lo strofinaccio ve l'ho detto, è 65 per 65. Io l'ho bordato tutto e ci ho applicato il laccetto per appenderlo. Dopodiché vi ho detto che noi abbiamo il nostro pezzo di strofinaccio, la metà, no? E prima che mi si muove, l'ho posizionato, ecco, alla metà dello strofinaccio di stoffa sotto, in obliquo, così. Vedete? Adesso io lo cucio un attimo perché così mi rimane, se no dopo devo attaccare la rifinitura sopra e ho paura che mi si sposti. Allora, un attimo lo cucio e poi ci vado ad applicare la rifinitura. Guardate perché questo non mi combacia bene. Poi dopo vi faccio vedere tutti e due da finiti, ve li faccio vedere bene tutti e due, i completi che ho fatto. Uno l'abbiamo fatto insieme e uno no. Le due versioni vi faccio vedere. Allora, io qui ho fatto una rifiniturina, vedete? Così. Per aggrappare, per rifinire tutto lungo l'asciugamano. L'ho doppiato sempre perché sennò qua non viene. È alto. In doppio 6, 6 e 12, perciò voi fate 12, lo chiudete ai lati fino a dove volete far arrivare lo strofinaccio e lo cucite così. Poi dopo lo andiamo a ribattere, ok? O se no, come? Così e poi lo ribattiamo per in su alla San Benedettese. E mi sa che è meglio, sì. Facciamo il contrario, così dal basso verso l'alto lo ribattiamo. Andiamo. La macchina quando inizia e quando finisce, ma finisce no, all'inizio è sempre un po' più lentina, ci va cauta. Ecco qua. Preciso, va. L'asciugamano, lo strofinaccio l'avete visto, l'ho rifinito sempre dal sotto con lo zig zag, per richiamare quello che abbiamo fatto pure sulla nostra, il nostro grembiule. Eccolo, vedete? Adesso lo vado a ribattere in su, che è meglio, più caruccio. Ecco, così, e lo blocchiamo qui sopra. Ci mettiamo le spille. Qua sto scomoda, raga. Dopo mi viene sbilenco. Ok, avete capito. Adesso io blocco bene e ci rivediamo fra un po'. Allora, vedete? Questa è quella in blu con i miei bei lacci. Andiamo sotto con il grembiulino. Con le applicazioni. Ho giocato sempre sul quadretto. Il pezzo rosso e il quadretto. Quell'altra, eccola qui. Sempre con i bottoncini, sono identiche, cambiano il colore. Questa, no, questa, quest'altra ci ha abbinata il nostro meraviglioso canovaccio. Guardate come cade, lo vedete? Se lo mettete a spicchio,
questo così, invece questo invece di fargli la parnanzetta come ho fatto di là, ho fatto come una specie, dov'è? Di quadrato, guardate, eccolo. Dai, abbiamo fatto due bellissimi lavori, ci è voluto il suo tempo, perché raga, qua ci vuole il suo tempo, a rifini tutto, i particolari e via discorrendo. Abbiamo fatto un'altra volta alle 8. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacio. Continuiamo sempre con questa stoffa, con delle piccole cosine che mi sono venute in mente, sempre per fare delle cose uguali a, con queste stoffette, va bene? E poi man mano ve lo dirò. Ciao, un bacio!